Torna l'appuntamento con i dilettanti su Dinese Channel, il calcio regionale di scena come ogni lunedì seconda puntata, dodicesima giornata del calcio dilettantistico dei campionati e ci sono squadre che ancora non hanno vinto, squadre che restano senza gioie. Dall'esempio più illustre, la Triestina in Serie D, anche se va avanti a suon di... Punticini fino alla prima categoria, dove c'è il caporiacco, ad esempio, che ancora non trova la vittoria, non trova i tre punti. Invece, questo tabù lo rompe l'oltre che finalmente vince in Eccellenza dopo tante botte prese in campionato. Finalmente vince. Vince 1-0 con un gol illustre, porta la firma del figlio del barone. Porta la firma di Causio, ma soprattutto porta la firma di una società che non ha mai smesso di crederci. Copertina. Non si deve avere paura di sbagliare dal dischetto. Vecchia storia, quella di De Gregori. Ma stavolta un po' di effetto lo può fare. Un cognome pesante, Causio. Un rigore pesantissimo, quello assegnato all'Oltre, che può valere la prima vittoria in eccellenza dopo mesi di botte. L'Oltre ha aspettato tanto, 12 giornate, ha inghiottito tutti i commenti negativi. Tutti abbiamo detto che forse il presidente Bertossi con la sua squadra faceva meglio a restarsene una categoria sotto, gli otto gol di Vesna, gli 11 di Monfalcone saranno passati nella mente del giocatore quando dal dischetto doveva battere il rigore della rivincita, il rigore del coraggio ritrovato, perché in eccellenza da oggi c'è anche l'oltre e dice a tutti che ci può stare senza più paura. Grazie a un calcio di rigore. Ci torneremo naturalmente su questa gara, arriveremo in eccellenza, adesso partiamo dalla prima categoria per arrivare fino in Serie D con questa puntata di Dilettante in Gol, classifiche, immagini, rassegna stampa, partiamo con la grafica per raccontarvi, per analizzare la prima categoria, Girone A, vediamo cosa è successo allora nel quadro completo dei risultati. Barbeano batte Valeroncello Noncello 3-1, Corva Codroipo 3-3, Maniago Libero Valeriano 1-1 è stata rinviata rivolto Casarsa per il lutto alla società Giallo mancato la scorsa settimana dopo un incidente stradale in mister della Juniores del Casarsa. Le nostre condoglianze alla famiglia e alla società in questo triste momento. E continuiamo con 1 Pasiano Caneva 2-0, Vaion San Quirino 1-1, Gravis batte Virtus Roverello 3-0, vivai Cammino 1-1. Per una classifica che vede ancora in testa il Casarsa con una partita in meno 28, segue il Corva 26. Codroipo Vivai e 1 Pasiano a 20 cercano di restare in Scia. In fondo la classifica: 12 punti per Valeriano e Vaiont, 9 punti per Valle Noncello, 3 per la Virtus. Il Gazzettino sottolinea il pare pirotecnico tra Corva e Codroipo. Titolo appunto pare pirotecnico tra i protagonisti Murador e Tonin. Finisce 3-3, una partita spettacolare, una chance forse persa alla fine per il Codroipo per restare ancora più attaccato ai vertici, quello della squadra. Eh, della squadra eh, del Codropo e comunque resta un campionato da protagonista. Al momento in prima categoria girone A, dove eh, da, eh, da, da, la voce grossa lo stiamo vedendo, lo fa appunto il Casarsa. Tra i protagonisti sottolineiamo nella vittoria del Gravis, sempre tramite un titolo del gazzettino, beh, giornata super per Battistella, Tris Gravis, Super Battistella, per lui tripletta. Passiamo invece in prima categoria girone B, arriveremo anche a un match clou, stasera parleremo del girone C eh, de, della prima, prima eh, classifiche e risultati, Faulgis Lavarian Mortean 2 a 1, Buiese Nuova Sanelese 1 a 0, a batte lisontina 3 a 1 momentaccio dell'Isontina Ragonia Cassacco 3-0 Real Udinest Santa Maria 1-0. Fulgor batte Risanese 4 a 3, Rive d'Arcano Tarcentina 1 a 1, Martignacco batte Caporiaco 2 a 0. Classifica, come dicevamo, c'è questo caso del Caporiaco che non ha ancora vinto. In testa resta il Reale a 30 punti, segue la Fulgora 24 che stacca, quindi Risanese ancora a 21, ormai un po' lontana Lisontina che per una prima parte di stagione ha gareggiato per il primato. In fondo la classifica, piccolo... Eh, balzo eh, del eh, Cassacco, come vedete della Buiese soprattutto, che ha vinto il derby con la Nuova Sandanelese seconda vittoria consecutiva va a 17 e poi vedete Cassacco 15, Nuova Santanese 14, Santa Maria 12, Martignacco 10, Rive 7, ultimo posto per il Caporiacco a due punti. Messaggero Veneto eh, ci sofferma e ci soffermiamo anche noi su quella che era eh, la partita di giornata, il match clou della prima categoria, Girone B, ovvero la vittoria della Furgol alla Furgol il match clou sorpassata la risanese resta in scia del Real insomma la squadra di Peressutti ha le carte in regole per restare tra le grandi e cercare un salto di categoria se non sarà al primo posto perché il Real è superiore beh con questa vittoria dimostra che la zona playoff la potrà assolutamente andare a prendere e forse da seconda della classe. Almeno questo dice il campionato a questo punto. Prima categoria, girone C e chiudiamo il quadro dei risultati con la nostra... Ultima grafica in questo primo blocco di partite, Aquileia Sant'Andrea 2-2, il Domio batte l'Azzurra 4-0, Turiacco batte Isonzo 1-0, Gradese Sistiana 1-1, Mariano batte Muglia 3-1, Primorez terzo 4-1, Sovodnie e Pro Romans 1-1 riposava al Breg. La classifica, le prime tre hanno eh, tutte riposato, quindi a parità di gare, Gradesio prima 25, Sistiana a 24, Breg a 23, Primurez a 22. Tutte vicinissime queste squadre. In fondo alla classifica, Muglia è terzo 9, Turiacco 8, Azzurra 5 punti. Ieri a Grado era. Scontro diretto, gradese e sistiana, prima e eh, seconda della classe, alla fine ne esce un pareggio. Allora partiamo con le immagini, la partita di prima categoria della settimana è appunto questa, vediamo. Prima categoria, girone C e scontro al vertice tra gradese e sistiana, prima contro terza, separate, da soli tre punti per un quarto d'ora non succede nulla. Poi c'è quest'azione di Kocic. Il numero 10 del Sistiana cade in area. L'arbitro Collari di Lattisana fa proseguire, leggera spinta, forse si lascia andare. Poi le proteste della Gradese invece per questa trattenuta in area su bocchio che ben appostato sotto porta non può poi concludere. Era ben appostato anche l'arbitro. Bella la parata in tuffo plastico. Va a bloccare il portiere De Mattia. Fino al gol del vantaggio del Sistiana. Il cross di Boscaroli. Il colpo di testa di Zanette. Bellissimo. Il gol del vantaggio 1-0. Rivediamo la girata perfetta all'angolino di Zanette. Sistiana in vantaggio 1-0. Reazione della gradese. Bravissimo De Mattia. A respingere, a deviare, ma soprattutto decisivo sulla linea SAR, sulla conclusione del numero 9 Mosca. La gradese continua a spingere e si lamenta per un altro episodio dubbio in area. L'intervento col braccio molto probabilmente di Esposito che non viene sanzionato. È una partita nervosa, come potete vedere dalle immagini, molti gli episodi dubbi. La Gradese ci prova ancora, ma Bocchio viene anticipato sotto porta. Siamo nella ripresa, ci prova il numero 10 Pinatti, si accentra, calcia il suo tiro, però viene deviato. Calcio d'angolo, nessuno trova la conclusione, e allora ecco che a calciare è il. Mister Cragnolin, dimostrando tutta la sua rabbia. Lagradese vuole pareggiare e troverà il gol su calcio di rigore. Stavolta l'arbitro lo concede, forse quello più dubbio: colpo di testa di Ghirardo. Zolia, secondo l'arbitro, col braccio Pinatti dal dischetto angola benissimo. Gradese 1, Sistiana 1. Gradese, che resta in 10, viene espulso per questo intervento in ritardo sul portiere doppio giallo Bocchio. Kocic cerca il gol per il Sistiana, il suo sinistro è bello e potente, ma non trova la porta. E il Sistiana va vicino al gol Vittoria con questa conclusione sotto porta. Benvenue sulla linea salva con l'aiuto di... Comelli che spazza e infine l'ultima occasione: il destro di Pinatti è bellissimo, ma altrettanto splendida è la risposta di De Mattia. Gran parata, partita ricca di occasioni. Alla fine una stretta di mano e finisce 1-1. Saliamo in promozione e ci soffermiamo adesso sulla promozione girone B, dove avremo una gara da proporvi. E quindi, facciamo innanzitutto un bel riepilogo di quello che è successo prima di andare con le immagini. E la gara è proprio quella della San Giorgina che batte 1-0 l'Aurora, vedremo perché era una delle partite più importanti. Però Cervignano torrenese 0-0, il Sevegliano batte Ronchi 2-0, San Giovanni batte Costalunga 3-2, San Luigi 4 Cormonese 0, Torviscosa Gonars 2-0, Trieste Muggia 5-1, Juventina batte Valnatisone in trasferta 3-0. Classifica Torviscosa 32 punti, San Luigi 28, Juventina 25. staccate se vediamo San Giovanni a 21. Parte destra della classifica a 10 punti Muzza e Torreanese. Cormonese e San Giorgina a 9. L'ultimo posto adesso è per il, eh, la Vanna Tisone a 7 punti in classifica. Non vince più la Pro Cervignano che ha pareggiato 0 a 0 in casa contro la Torreanese. Un buon punticino invece per mister Berlasso che un po' arrabbiato lo è. È stata una partita, noi ce l'avevamo, ma francamente è stata una partita con zero occasioni, il Servigliano lo sanno, non ce ne sono state, c'era probabilmente un rigore per parte, questo sì, ma sicuramente quello più eh, clamoroso lo stiamo vedendo e eh, che non è stato concesso è quello per la torranese perché c'era un fallo di mano evidente dopo questo cross e anche il giocatore eh, in maglia. Gialla che va a protestare il giocatore della torre anese, Mima il gesto, insomma, aveva le braccia altissime, come lo rivediamo che nel replay, questo era un rigore netto. C'era molto probabilmente un rigore anche per la pro, ma sicuramente questo episodio è abbastanza. Eh, evidente noi per questo eh, ve lo proponiamo ma al di là di questo è una partita fondamentalmente da 0 a 0 un episodio che poteva farla girare per l'una o per l'altra squadra prima per la Torranese perché questo episodio cronologicamente arriva prima ma nulla di fatto svista dell'arbitro 0 a 0 un punticino come detto che contenta la Torranese comunque cervignano si è un po bloccato questo va detto ma analizziamo quello che è successo in promozione del girone B tramite la rassegna stampa il gazzettino nel suo punto di giornata Cosa dice? L'inarrestabile corsa delle, prima, delle prime, è vero. Guardate bene la classifica, insomma è evidente, il Tor Viscosa che ha battuto il Gonars, ormai ha un gropp che segna sempre, ha segnato in Coppa, segna in campionato, in sabato questa vittoria contro una squadra che stava bene, quindi un primato che si consolida, il San Luigi che ne fa 4, la Cormonese 9 gol nelle ultime due giornate, la Juventina che ha vinto per l'ottava volta consecutiva, insomma queste tre stanno correndo e noi naturalmente da qui in, av da qui in avanti le, le seguiremo con molta attenzione queste protagoniste della promozione mozione girone B. Ma attenzione anche chi è sotto, eh, tipo il Sevegliano, il Messaggero Veneto, eh, titola: Tortolo stende con due colpi il Ronchi, doppietta di Tortolo che è uno dei giocatori che sta meglio. Aveva deciso anche con il calcio di rigore finale la Coppa Italia. Quindi in settimana passaggio in coppa per la squadra di Orlando, vittoria con Ronchi, classifica che resta, che resta assolutamente brillante. E infine, ultimo titolo che ci introduce la partita di oggi, il Messaggero parla di Miracolo Scarel, perché arriva il nuovo mister e porta tre punti alla San Giorgina nel difficile campo di Remanzacco. E non sappiamo se sia miracolo o meno, certo sono punti pesanti. In settimana, la scorsa settimana, aveva esonerato eh, Zuppichini, o comunque separazione consensuale tra Zuppichini e San Giorgina, arriva Scarel. Primi tre punti con lui, segna Coppino ed è una vittoria pesantissima. Simone Fornasiere. Inizia nel migliore dei modi la gestione di Marco Scarel a San Giorgio, con il tecnico ex Aquileia chiamato in settimana a sostituire Franco Zuppichini in panchina. Prima vittoria per lui, prima vittoria esterna per la San Giorgina e ultimo posto del girone lasciato. Partita che non regala né grandi emozioni né occasioni. E dopo 5 minuti è l'Aurora a provarci, con il colpo di testa a girare di Puddu sul calcio d'angolo di Graneri. Palla però sul fondo. Risponde la San Giorgina due minuti dopo, quando a provarci è Dodorico, da molto lontano, con Cicuttini che pare controllare che la palla esca sul fondo. Prima dell'intervallo, ancora San Giorgina a portare alla conclusione volante Coppino, ma il suo destro si alza di molto e si chiude sulla pista di Atletica antistante la porta di Cicuttini. Ripresa che si apre ancora con una conclusione da lontano, quella provata al quarto minuto da Coiani, ma il suo destro è alto. Nuovamente il numero 11 Granata, protagonista qualche minuto dopo bravo nel destreggiarsi dentro l'area di rigore prima di chiamare Cicuttini alla respinta in tuffo sul suo sinistro. Faticano le squadre ad avvicinare la porta avversaria e così anche l'Aurora prova la soluzione da fuori al quattordicesimo, con il destro di Graneri, smorzato da Tomaselli, che Flebus controlla in due tempi. Al 27esimo la San Giorgina passa, lungo rinvio di Flebus con la torre di Coppino per Coianitz che cerca di destreggiarsi dentro l'area avversaria blocca il suo tentativo ciriaco che serve però involontariamente Coppino il cui sinistro dal limite dell'area piega le mani a Cicutini e si insacca al 37 il pari sembra cosa fatta quando Puddu riceve da Vrezeni e dopo aver eluso l'intervento di Tomaselli e Geller batte in porta con il destro a giro che si chiude di pochissimo lato, con Flebus che può solo guardare e pregare, preghiera che va a buon fine e per la San Giorgina e spugnare le manzacco, è cosa fatta? È il momento della promozione Girone A, con qualche gara, anche in questo caso da visionare, ma eh, soprattutto con eh, il riepilogo e l'analisi. Partendo dalla classifica, Bannia batte Teor 4-0, eh, Fiume eh, Veneto batte Sesto Bagnarola 2-0, Brian Lignano 1-1, Flumignano eh, Prata 1-0, Pravis Domini Porcia 1-1, Fraibano Batte Profagagna 3-1, Rivignano Batte Reanese 3-0, Pareggio 2-2-3. Spale Diana, risultati: eccola la classifica, Rivignano in testa 28 punti, Pravis Domini e Fraibano 24 staccate. Il Porcia che ha pareggiato, arriva anche il Fiume, ma arriva anche il Bannia, che bella classifica questa del Bannia: a 20 punti, parte destra della classifica in fondo, la Spal 11. Teor Eranese 8, Sesto Bagnarola 6. Attenzione a Flumignano, 14 punti, eh, perché ieri ha vinto sicuramente una gara importantissima. Guardiamo in rassegna stampa, a eh, Messaggero Veneto, a 10 minuti eh, dalla fine arriva la zampata di Piani. Flumignano Prata 1-0, Piani che fa sempre gol, è sempre decisivo in queste categorie. E sono tre punti pesantissimi ai fini della salvezza per il Fluminiano. Il Teori invece resta fermo a 8 e eh, purtroppo subisce un poker d'Albania pesante. Per la squadra di Davi insomma adesso è una classifica che è, è naturalmente preoccupante. Da neopromossa se lo aspettava la sconfitta di ieri sicuramente pesa. Invece si colora la classifica, l'Albania come abbiamo visto a 20 punti eh, naviga in zona. Playoff. E allora ci vediamo, Teor Bannia. Le immagini di Gianni Romito: il Teor cade in casa sotto i colpi del Bannia, che sale in classifica 20 punti, e quindi Sonia. i playoff in questo momento della stagione. Bannia che troverà il vantaggio dopo appena 5 minuti di gioco sul campo del Teor, arriva dopo questa azione con il pallone che passa e in area Sirigu facilmente può incrociare col destro il suo diagonale batte il portiere Picci bel gol naturalmente difesa da censurare in questo caso dei eh, giallorossi esulta il Bannia dopo 5 minuti del secondo tempo il eh, gol adesso andiamo al sedicesimo per il raddoppio targato eh, Zanin il, eh, la palla arriva dalla destra entra in area Zanin e va a fucilare letteralmente Picci il suo destro non lascia scampo e Zanin vede corre ad esultare sotto la tribuna con i tifosi del Bannia. Esultanza davvero eh, veemente e rivediamo allora la giocata di eh, Zanin che batte così Picci 2-0. Il eh, terzo gol arriverà al 39 ⁇ ormai, i giochi sono fatti, ma vediamo come arriva. Pallone in profondità eh, per Sirigu. Che lascia per Zanin, il cui tocco poi restituisce palla per il gol del 3-0. Attenzione però, rivediamo. Primo passaggio, primo assist, la posizione è di fuori gioco. L'azione naturalmente continua, non viene segnalato nulla dall'assistente. Sopra il giocatore del Bagna che chiude praticamente l'azione restituendo palla al giocatore che era in partenza in posizione regolare Beh, le immagini ci sono tutte giudicate voi giudicheranno anche gli arbitri quando potranno vedere queste immagini finisce poi 4-0 chiude al 39 appunto Menegong con questo colpo di testa e il Teor resta a 8 punti penultimo in classifica e questa è sicuramente una giornata da dimenticare. Continuiamo con la promozione Girone A. Il Gazzettino nel suo punto sottolinea Revignano sempre più primo. E beh, evidentemente 8 vittorie consecutive, vince 3-0 Reana, segna tantissimo, non subisce gol, i neroazzurri in questo momento stanno imprimendo un ritmo al campionato davvero notevole. Il Flaibano ha ripreso a vincere, ha vinto a Fagagna 3-1 nel segno dei Fratelli Rossi, doppietta di Marco, il, gol del, il terzo gol di Max per il 3-1. Finale col Fagagna, quindi Fagagna che perde quota, il Flaibano che ritrova la vittoria e cerca di rincorrere questa squadra che eh, al momento viaggia a un ritmo quasi insostenibile che è il Rivignano. Dietro le altre squadre, Beh, il Pravis Domini che resta alla finestra e poi c'era il, il, il Brian che eh, cerca di tornare tra le grandi, dopo tre vittorie consecutive però si ferma questa corsa, arriva un pareggio con il Lignano. Dei pareggi. E allora ci vediamo queste gare. Ci vediamo Brian Lignano e poi Pravis Domini Porcia. Le immagini di Mario Benedetti ci portano a Precenicco. L'impianto gode delle nuove tribune coperte fortemente volute dalla società. Il Brian cerca la quarta vittoria consecutiva, invece torna ad uscire, segno X, ritorna Precenic con l'ex Raboni. Che bello vederlo duellare contro un certo. Tardivo. Prima conclusione del Lignano, Dimporzano tra i più attivi risponde benvenuto, pallone facilmente bloccato dal portiere e allora ancora Dimporzano dalla distanza Pagani blocca a terra. Fino al gol del Lignano del vantaggio arriva proprio l'ex Araboni di testa a toccare il pallone, non fa mancare l'esultanza l'attaccante a Precenicco per il gol che vale l'1-0 del Lignano, rivediamo colpo di testa, pallone che va a insaccarsi in rete. Nella ripresa ci sarà il gol anche del Brian. Prima però una bella parata di Gobbato che invece non potrà nulla su questo destro di Piasentier che lo fucila letteralmente 1 a 1. Il Brian pareggia così festeggiato Piasentier. Rivediamo il suo destro che fredda il portiere del Lignano. Si chiude con un episodio dubbio in area, fallo di Fabio Faggiani, De Marini, però non concede il calcio di rigore. Restano molti dubbi. Le riprese a cura del Pravis Domini, la squadra di Pino Rauso consolida la sua posizione playoff e pareggia con la Porcia. Partita ricca di occasioni, la prima su punizione di Tonton va a respingere l'attento Zarotti, poi Fiorotto di testa per poco non trova l'angolino, vicinissimo al vantaggio il Pravis e invece trova un calcio di rigore il Porcia per il vantaggio siglato da Gaia Rin che dal dischetto non sbaglia. E spiazza il portiere 1-0. E poi Viol va anche a colpire una traversa con questo destro. Vivan non sembrava molto attento in questo caso. Comunque si salva il Porcia. La reazione del Pravisdomini non tarda ad arrivare. C'è anche un cartellino rosso, rosso diretto per questo fallo di Viol. Porcia in 10. Di Pravis attacca, si sommano le occasioni e qua De Marchi per poco non trova. Il gol dell'anno in rovesciata. Zarotto è il riflesso giusto su questa deviazione ravvicinata, parata importante. La squadra di Rauso continua ad attaccare, nessuno trova l'impatto col pallone su questo traversone dalla destra. E passiamo quindi alla ripresa, altra occasione, si salva il porcia su questa palla che vaga in area. Il Pravis non passa, nemmeno questa conclusione va in porta e allora sembra stregata la porta del porcia. Ci vuole un mago, il mago in questo caso. Si chiama Grotto con questo destro bellissimo all'angolino e il gol dell'1-1. Rivediamo la sua girata bellissima dall'interno dell'area di rigore non lascia scampo. A Zarotti finisce così, finisce 1-1 con una gran giocata. Ma il riepilogo finale dei gironi di promozione spetta a Simone Fornasiere che ci dà i suoi promossi e i bozzati. E poi ci ritroviamo con l'eccellenza. Promossi Flaibano Dopo due sconfitte ritrova i tre punti sul difficile campo di Fagagna Vuole e deve restare una grande del girone Fiume Veneto-Bannia Quarta vittoria consecutiva e squadra tornata a correre per l'obiettivo di inizio stagione La rincorsa continua Torviscosa Campionato o Coppa cambia poco La squadra di Carpin vince sempre 36 risultati utili consecutivi Chapeau Bocciati. Teor. Il pareggio di Lignano aveva ridato morale, ma il poker interno subito dal Barnia è di quelli che fanno male. Aurora. Il match casalingo con la San Giorgina poteva regalare il salto di qualità. Sconfitta e obiettivo fallito. Muggia. Non vince da sei giornate e subisce cinque reti nel derby in casa del Trieste Calcio. Urge cambiare rotta al più presto. Zanutta, il nostro mondo. È la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000 Stile e qualità i valori vincenti del gruppo Dor 2000. A Pordenone su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Dor 2000. Eccoci qua amici di Udinese Channel, dilettanti in gol tra immagini, articoli di giornale, la nostra analisi dei campionati regionali continua facendovi vedere soprattutto gol e gesti eh, che abbiamo raccolto sui campi, molte le partite anche in questa settimana, anche in questa puntata. È il momento di parlare dell'eccellenza, ripartiamo dalla nostra copertina, abbiamo L'abbiamo dedicata all'oltre, siamo partiti parlando di questa vittoria, la prima in eccellenza per questa squadra. Il messaggero veneto, titolo a causio dal dischetto, ed è finalmente oltre, finalmente perché ha aspettato 12 giornate. La vittima è la manzanese che naturalmente eh, ne esce molto arrabbiata e delusa perché è la prima a perdere questa gara. È una vera beffa. Festeggia l'oltre e adesso si preoccupa un po'. Tortolo, oltre manzanese. Le immagini di Angelo Bernardini raccontano la prima vittoria in eccellenza dell'oltre. Finalmente il sorriso anche per mister Bearzi che riesce a domare la Manzanese non senza soffrire. Primo tempo povero di occasioni, una Manzanese poco incisiva. Fa poco di più la squadra di casa con quest'unica occasione. Per modo di dire, la Manzanese nella ripresa è molto più pericolosa. Pascoletti sotto porta, mette fuori, poi ancora i padroni di casa si difendono con attenzione. Ci prova Zucchiatti dalla distanza. Grande parata di Nardoni sul destro del giocatore della Manzanese. Lui risponde con il riflesso giusto. La squadra di Tortolo continua ad attaccare. Non ci sta a non vincere nella. Tana dell'oltre, ma alla fine finirà col perdere perché Gonzalez Arguizzo giusto penetra in area Viene atterrato. Calcio di rigore dal dischetto si presenta Causio che non sbaglia 1-0 il risultato non cambierà più. La Manzanese è imprecisa, ma soprattutto Nardoni è decisivo con i suoi interventi. Come possiamo vedere, qua con i piedi riesce a deviare anche con un po' di fortuna. Ma Ancora il portierone dell'Oltre si supera con questa parata sul tocco ravvicinato di Pascoletti, gran riflesso ancora con il piede da portiere da calcetto, salva la sua squadra. La manzanese non riesce a superare Nardoni e quando non c'è lui c'è Ferra Mosca che sulla linea è attento, salvando l'Oltre. 1-0 può esultare, può festeggiare finalmente anche la squadra di Faedis. Tortolo invece recrimina. Siamo partiti subito con delle immagini, ma naturalmente non ci dimentichiamo di fare il riepilogo di quella che è stata la giornata di eccellenza e poi arriveremo alla sfida. Davvero più importante della giornata, della dodicesima giornata: Cianli che ha battuto Luminiaco 3 a 2, ISM Gemonese 1 a 0, oltre Manzanese 1 a 0, San Vitese Cordonò 4 a 1, Tolmezzo Chions 2 a 1, l'UFM ha battuto nello scontro diretto Sabato, il Vesna 3 a 0, Virtus Corno Torre 2 a 2, Zaule 13 2 a 0. La classifica a questo punto vede due squadre in testa: Cianli e UFM a 31, Vesna staccato a 28. Poi 24 Cordonò, quinto posto, brillante per il Mezzo a 20, Tricesimo 17, manzanese San Vitese 15, Virtus Corno Chions 14, Zaule 13, SM Gradisca 11, Lumignac 10, Torre Gemonese 9, oltre 5. La classifica evidentemente eh, sta cambiando, è evidentemente cambiata. Eh, si comincia a spingere l'oltre e le altre eh, devono per forza di cosa. Rispondere, abbiamo detto allora. Intanto si allontana la uh, San Vitese, titolo del Messaggero Veneto è San Vitese formato derby. Altro uh, poker, uh, 4 1, appunto. Il uh, risultato finale. Altra vittoria da sottolineare: prime volte è stata la prima vittoria in casa dell'ISM Gradisca, grazie al gol di Markic, ha battuto appunto la Gemonese 1 0, distanziandola in classifica. Quel tanto che basta per creare un piccolo spazio, appunto, che può dare eh, sicurezza o fiducia in alcuni casi e in altri insicurezza o sfiducia, come appunto ormai testimonia la eh, classifica. Il gol di Markic decisivo per l'ISM. La San Vitese che sta bene, lo abbiamo detto. Da sottolineare: la vittoria dello Zaule, che la vediamo col tricesimo e il pareggio tra Virtus Corno e Torre. Allora, vediamo. Queste due gare. Le immagini di Rossella Pollonio ci raccontano il grande momento dello Zaule che vince ancora seconda consecutiva e sono punti pesanti ai fini della salvezza. Tricesimo svagato, vittoria meritata dello Zaule che parte con questo tiro cross di Zigong smanacciato. Poi colpo di testa di Mormile, pallone che sfiora il palo, ancora Mormile servito da Zigong, l'uscita di Del Negro è tempestiva ed efficace, si resta 0-0, ma lo Zaule continua a creare occasioni da gol, come questa che vedete, Mormile rimette al centro di testa, diventa praticamente una conclusione, guardiamo un replay, deve allungarsi il portiere del tricesimo del Negro per deviare questo pallone, l'intervento è fondamentale. Calcio d'angolo, stavolta arriva il gol. Al 34esimo passa lo Zaule con Andreasi che di testa mette in rete, stavolta Del Negro non ci arriva. Esulta la squadra di Mister Potasso dopo il gol che sblocca la partita. Sul finale di tempo si vede anche il tricesimo con Favero che non tocca il pallone sotto porta. Furlan si allunga e riesce a deviare. Passiamo alla ripresa, e subito al ventitreesimo, quando Chen mette questo pallone in area. Dove Mormile si fa trovare puntuale e trafigge l'incolpevole del negro per il gol del 2 0. Il risultato che eh, mette al sicuro lo Zaule, in ritardo croato su questo pallone. Poi Mormile, da lì, non sbaglia. Zaule che va vicino anche al Tris, ma bastano i due gol di Andreasi e Mormire per arrivare a tre punti decisivi. Le riprese di Gianni Villani, la Virtus Corno vede sfumare la vittoria in casa col Torre che la ciuffa sul finale, la partenza con il solito D-Hav pericoloso per la Virtus poi pallone in profondità a spazio Filippo che entra in area, va col sinistro ma riesce a disinnescare la minaccia Calligaro e allora arriva il Torre con questa bella azione, palla in area Sopraggiunge De Zorgi, ottimo l'inserimento del centrocampista che riesce a calciare con l'esterno destro, trova l'angolino 1-0 al decimo per il Torre. Il gol del vantaggio. Altro, altra conclusione dal limite, si distende e para. Menegon, passiamo alla ripresa con il torre in vantaggio e che continua ad attaccare. Da pochi passi non riesce a trovare la forza per Essin. La Virtus Corno va via in velocità, naturalmente. Con Di Av entra in area il tocco in anticipo sul portiere, in uscita disperata il solito Di Il pareggio della Virtus dopo 5 minuti nel corso della ripresa segna sempre lui a Corno di Rosazzo. E fa la differenza, come sempre, Diav che anche in questo caso, dai là ad azione che porta Filippo alla conclusione, si salva sulla linea eh, il torre con l'intervento di eh, Rupert in eh, scivolata. Vicinissima quindi al gol del vantaggio la Virtus Corno di Mister Cupini. E poi l'assist per Diav di Osso, resta a terra il portiere, in momenti anche un po' di paura, il fallo di Calligaro che sarà costretto a uscire. E allora Osso, calcio di punizione. Per lui è un bel regalo dal limite esulta dopo questo uh, gol. Alessandro Osso uh, porta in vantaggio la Virtus Corno. Virtus 2 Torre 1, la punizione sul palo del portiere Manzon che ha preso il posto dell'infortunato Calligaro. Ci, sarebbe, ci sono ancora spazi. Per uh, Filippo entra in area il sinistro, cerca il palo lontano. Non lo trova. Per poco. La Virtus insomma è pronta. A Raccogliere questa vittoria, ma non ha fatto i conti con Urbanetto che, a tempo scaduto, anzi nei minuti di recupero, si gira in area troppo facilmente. Difesa svagata della Virtus e col destro fredda al portiere. È il momento di soffermarsi su una grande dell'Eccellenza perché di questo si tratta. Quinto posto di classifica, stiamo parlando del Tolmezzo. Una grande. Che ha un grandissimo giocatore, come eh, dice il Messaggero Veneto in questo titolo. Andiamo a ripetere questo aggettivo: Grande Tolmezzo. Gregor Rutti stende il Chions. Se il Chions è una delusione, Coppa Italia a parte, una bella sorpresa dopo la stagione un po' faticosa dell'anno scorso. Appunto, il Tolmezzo, che torna ad essere una realtà importante dell'Eccellenza, con il suo quinto posto, trascinata da Gregor Rutti, Tolmezzo Chions. Vediamo. Le riprese di Flavio Cimenti, il tormezzo è quinto in classifica. Corre trascinato dal suo velocista Gregor Rutti da subito. La squadra carnica prova a mettere in difficoltà il Kions. Prima vuole un calcio di rigore che non c'è, poi invece trova quello che c'è. Fallo su Gregor Rutti, su Cucchiero in ritardo. Spada otto dal dischetto Gregor Rutti. Spiazza Peruc per il gol del vantaggio della squadra di Baccio Damiani, 1-0 per il tol mezzo il raddoppio guardatelo bene è questo qua in eccellenza gol così li fanno in pochi. Tra quei pochi eletti c'è il signor Gregorutti, salta l'uomo e col sinistro va a fucilare Peruc. Non ci sono parole se non continuare a dire che questo è un fenomeno. Gregorutti 2, Chions 0. Nardoni, qua, reagisce con diplomazia sul retropassaggio un po' venturoso di un suo compagno. E se il Chions là davanti non brilla, prova a fare i numeri dei Nadai. Non è il suo ruolo e infatti non ci riesce. Il Chions continua a provarci. Nardoni è attento e su Alberti, anche Fortunato, sul bel destro di Alberti, pallone fuori. Poi un'altra azione, colpo di testa. Non trova la porta il Chions. Tentativi sterili dall'altra parte. Gregorutti si porta a spasso la difesa completamente, poi viene fermato. Attenzione a questo episodio, sul finale di tempo il Chions trova un calcio di rigore, difficile dare un giudizio sul tocco, certo è che l'arbitro è ben appostato, Zusso cade a terra, si procura il rigore e lo trasforma, spianzando Nardoni. Zusso riapre la partita, passiamo alla ripresa, il Chions troverà il pareggio con questo autogol di Marsilio. L'arbitro lo annulla per una spinta. Sante Bernardo protesta. E poi chi viene espulso non è il mister ma Spadotto. Doppio giallo, cartellino rosso per il difensore. Il tormezzo potrebbe eh, dilagare cercando il TriS, la difesa del Chions si chiude bene. Ancora in attacco il Kions, Nardoni sempre attento anche sul destro. Dalla distanza di eh, Benedett. la partita si conclude con Sante Bernardo che viene calciato. al di là della coppa. Il campionato non parla certo a suo favore. È il momento delle prime della classe. Stiamo parlando naturalmente di UFM, Cerni Smuzzane. E adesso il Vesna che è al terzo posto dopo la sconfitta. Sabato è stata una grandissima giornata. Vesna UFM, uno scontro diretto, mille persone, gol bellissimi. Tanti episodi eh, da discutere sicuramente. Quell'espulsione di Toffoli che ha cambiato la partita. All'UFM ha risposto il Charlins Muzzane vicendo una gara difficile con il Lumignaco, con un Lumignaco che ha messo molto in difficoltà la squadra di Birtig. Alla fine arriva al 3-2, molte polemiche, infatti basta leggere i titoli dei eh, due quotidiani che eh, ci guidano questa sera anche nella rilettura della giornata eh, dilettantistica. Gazzettino dice Charlins Re tra le polemiche. Il messaggero invece dice che il lumignacco si sente derubato. È il momento di raccontare tutto tramite le immagini e le interviste. Riviviamo una grande giornata per il calcio dilettanti, quella di sabato, via. Nella letteratura italiana ci sono tre corone, Dante, Petrarca e Boccaccio. Nel calcio del Friuli Venezia Azzurra le tre grandi firme sono quelle di Charlis Muzzane, UFM e Vesna. E nel mezzo del cammin del campionato si trovano di fronte Vesna UFM e oggi scopriremo la verità. Chi tra loro ha le rime migliori? Giuliano Zoratti, mentre l'UFM attacca Gordias di testa, Carli blocca a terra. Che è caduto a Cordenons e anche per l'UFM in un certo senso. Mujesan dal limite. Palla alta sopra la traversa. Si fa vedere anche il Vesa con il suo giocatore principe. Possiamo definirlo. Tomizza al quarto d'ora, calcio di punizione per l'UFM. Va Tomizza in porta. Pallone fuori. Ci ha provato. Ma non ha trovato. Non ha inquadrato la porta. Cosmac prova a penetrare ancora Cosmaz, mette al centro Solia. Contetto con un riflesso pazzesco, la mette in angolo. Dove l'ha presa contento? Anche se, secondo me, Lizzoli deve andare al tiro. Eh. Poteva so, provare. So, ammonito, già ammonito. Già ammonito già... Topoli. Rosso, cambia la partita. No, no, no. Questo è rovinare una partita. Questo è rovinare una partita. Un fallo su Tomizza e Toffoli va negli spogliatoi al 45esimo. Noi, ma ben sì che era entrato, lo abbiamo già visto in azione. Miraglia, Carli fa buona guardia sul primo palo e mette in angolo a Campora per Godas. Il pallone per Bardini. Che giocata! L'UFM va in vantaggio col gol di Bardini, ma con un'azione perfetta hanno giocato rimando restando al nostro incipit rima baciata segna Bardini UFM in vantaggio lancio lungo ancora a cercare Muezzan non ci arriva Pratolino contento mette ordine e se la prende con Pratolino Bardini riesce a toccarla poi rimpallo favorisce Godeas che parte col destro questi gol li fanno Godeas Godeas e Godeas tanta roba 2 a 0 UFM, tornazione con 16, colpo di testa, ancora Godeas, UFM 3, Vesna 0, finisce qua, resta una regina attendendo Charlis Muzane e la corona dell'oro se la prende il re, che è Denis Goreas, è lui l'uomo di questa partita. L'UFM in testa, la capolista, finisce la favola, la novella, restando in tema di poeti del Vesna. Presidente. Un primo tempo davvero eccezionale, di assoluto livello. Poi, quell'espulsione è un UFM che è salita hanno messo dalla parte vostra l'incontro, hanno messo anche il campionato dalla parte vostra? No, no, il campionato no, perché il campionato è lungo, sono tre punti importanti. In un campo difficile come questo di Santa Croce. Faccio i complimenti qua al presidente, perché una squadra così neopromossa. Un pubblico così, una, una, secondo me deve, deve essere fiero di quello che ha fatto qua a Santa Croce, però comunque con campionato c'è ancora tempo, insomma. tre punti fondamentali per continuare. Nel nostro obiettivo, però, non abbiamo fatto assolutamente niente. Faccio di nuovo i complimenti qua di nuovo il Presidente, perché questo pubblico, queste cose, penso che siano più di mille persone a Santa Croce, penso che sia uno spot per il calcio dilettanti che va oltre il risultato di una o due squadre. devono essere fieri sia il Mofalcone sia il Vesna per questa, questa grande giornata di sport. Il Vesna si è un po' arrabbiato per quell'espulsione affrettata. Ah, io inizierei col primo tempo fantastico, direi che due le squadre hanno giocato in maniera corretta onesta, un bellissimo calcio che fa onore al calcio di e all'eccellenza fra due squadre che erano prima in classifica poi un grande pubblico e ringrazio anche il Presidente, del, per le parole del presidente di Monfalcone ma ringrazio anche il pubblico di Monfalcone che veramente si è divertito assieme al nostro pubblico perché vedere che quasi mille persone a Santa Croce ne posso essere fiero ma non solamente io ma anche la società e il paese di Santa Croce che poi alla fine è un piccolo paese per quanto riguarda la partita, chiaramente a 45 mesi nel primo tempo è cambiata Un'espulsione, non vado a giudicare eh, l'arbitraggio, di solito non lo faccio mai, però chiaramente contro un Falcone che sappiamo chi è, iniziare il secondo tempo in 10 chiaramente ha cambiato completamente la partita. Abbiamo tutti, ci sono tutti i presupposti per continuare a far bene. Per lottare, per vincere, con buone possibilità, credo perché la squadra, al di là di quelle due battute d'arresto, soprattutto a Charlis, dove in effetti non abbiamo giocato una buona partita, per il resto, ha le opportunità, le possibilità per vincere questo campionato. Spero che, che i tifosi che ci hanno criticato eh, per le due sconfitte siano contenti, che comincino a capire che noi lavoriamo, vogliamo vincere anche noi, che nessuno va in campo per non dare il meglio di noi stessi. però eh, io credo anche ci voglia un po' di equilibrio in tutte le cose, al di là di quello eh, sono contento poi soprattutto per la squadra perché in effetti oggi è stato come si dice una bella botta di autostima. Denis Godeas, un assist e che assist, due gol di cui uno straordinario, beh il Monfalcone ha trovato l'Ariete che cercava, il giocatore che ha fatto vedere che non ha fatto categorie a caso. No, Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo affrontato comunque una, una squadra di cui abbiamo gran rispetto, che ha fatto un campionato straordinario, per cui insomma, siamo felici per la vittoria, ma siamo anche consapevoli del fatto che ci sono ancora tantissime partite e che non, questo non vuol dire che il Monfalcone ha battuto il Vesna e ha vinto il campionato, ci sono talmente tante altre eh, partite da, da vincere, per cui insomma, siamo già concentrati sul prossimo impegno, ma comunque felici per insomma, questa bella vittoria. Ecco, cosa è mancato a Godeas nella prima parte di stagione? Perché adesso Godeas è il vero Godeas. Vabbè, io sono abbastanza pesantino perché a me ci vuole un po' per entrare in condizione e poi insomma, o anche non ho più 15 anni o 20 anni o 30 anni, comincio a averne... Sono vicino ai 40 ormai, per cui faccio un po', un po più di, di fatica diciamo, entrare nel insomma, mio range normale di, di prestazione, però insomma, sono in una squadra di, di grande qualità e insomma, non credo che se dovessi mancare io una partita succederà, insomma, ci saranno dei problemi, perché davanti veramente, oggi no, io, non serve che lo dica, ma c'era Totò a campo, perché l'altro anno faceva la differenza in Serie D, per cui insomma abbiamo, abbiamo grande potenzialità e siamo convinti che a prescindere da chi va in campo possiamo fare veramente bene. Edwin Carli, portiere del Vesna, la sfida in famiglia va ad Allen, però è un Vesna che nel primo tempo non è dispiaciuto. Sì, eh, a dire il vero finché eravamo in 11 non hanno fatto un tiro in porta, anzi l'occasione migliore ce l'avevamo noi. Poi nel secondo tempo abbiamo un po' patito, specialmente l'assenza di Toffoli. e eh, Alla fine abbiamo perso contro una gran squadra con giocatori ottimi, costruita per andare su, perciò peccato, però comunque si è visto un buon Vesna. <ride> È il momento di un'altra rubrica, i top 11 dell'eccellenza. I top 11 a cura di Antonino De Blasi, in porta Nardoni dell'Oltre, difesa 4 con Andreasi, classe 97 dello Zaule, Zuliani del Tolmezzo, Centrali Savic dell'ISM e Breda dell'Oltre a centrocampo Markic, ISM Gradisca, Moras, charlins Smuzzane della Bianca classe 97 della San Vitese. Il tridente d'attacco con Gregorutti del Tolmezzo, Godeas UFM e Gonzales dell'Oltre. Ultima parte di trasmissione, naturalmente dedicata come sempre alla eh, Serie D, al campionato interregionale. Il riepilogo di giornata. Vediamo cos'è successo con i risultati di questa dodicesima. Perde la 1-0 con l'Arzignano-Chiampo. Belluno batte Legnago 3-1. padova Clodiense si giocherà, giocherà eh, domani, martedì, il recupero. Fontana Fredda-Alto Vicentino 1-1, Giorgione-Dro 3-0. Il dopo Arcaba a Kras parte con una vittoria, quindi una nuova era così lo scontro diretto doveva vincerlo. Il Kras lo vince 2-1 col mezzo corona. Union RIPA batte in trasferta Mori Santo Stefano 2-0. Bel momento per il Tamai che batte Montebelluno 4-0. Triesti da 1-1 pro 0-0. Classifica Alto Vicentino in testa 32, aspettando il Padova 31. Belluno 29, Union Ripa 22, Sacinese 21. Bella classifica per il Tamai a 19, il Fontana Fredda sale a 14 punti, resta lontana dalle zone eh, brutte della classifica. E poi abbiamo visto il Kras salire un po' a 10 e la Triestina che è a 5 punti, penultimo posto, non ha mai vinto pareggia la Triestina che eh, insomma resta in una situazione evidentemente complicata. Non è un bel momento nemmeno per la Sacilese. Che ha perso con l'Arzignano. E come titola il Messaggero Veneto, eh, nuovo, stop, nuovo stop della Sarcinese, il terzo posto si allontana. E questo sicuramente è, è la, um, il commento più importante: no? ovvero la Sarcinese mira non certo a vincere la Serie D, ma sperava di poter competere o infastidire le due grandi. Primo obiettivo, subito sotto, confermarsi al terzo posto. È chiaro che sotto ancora siamo in un momento non perfetto, ecco, insomma, non secondo l'obiettivo della società di Zironelli. Un momento difficile con il terzo posto che si allontana, resta una squadra che gioca un bellissimo calcio. Adesso dovrà con calma riprendere a fare risultati per andare a cercare quel terzo posto, che è naturalmente nelle corde dei biancorossi, e che appunto ieri sono stati sconfitti 1-0 dall'Arzignano. Campo c'è un'altra realtà regionale invece che può. Sorridere invece, oltre al tamai, beh è il Fontana Fredda, perché eh, quella di ieri è un'impresa, come dice il messaggero Veneto, il titolo, no? Impresa Fontana Fredda in 10 frena la capolista. È un pareggio davvero importantissimo. Le immagini andranno a testimoniare anche tutta la felicità dei rossoneri di Mister De Pieri. Vediamo allora Fontana Fredda Alto Vicentino. Col Padova a riposo, l'Alto Vicentino fa visita all'Omero Tognon al Fontana Fredda. Super sfida che vi raccontiamo con le riprese di Davide Pettarini. Una partita povera di occasioni. I gol arriveranno nella ripresa. Nel primo tempo, l'unica azione da segnalare. Questa conclusione dal limite dopo aver rubato palla del numero 10 Cortesi. Pallone alto sopra la traversa. Attenzione a questo episodio. Nell'arbitro, nell'assistente di linea notano questa reazione di Etacoli, la passariscia, il numero 2 di casa. Forti le proteste del pubblico. Ma attenzione al cross di Kikai, intervento di testa sotto porta di Giglio e nella ripresa. Il vantaggio dell'Alto Vicentino di mister Enrico Cunico, il gol di Giglio lo perdono tutti in area, 1-0. Poi il Fontana Fredda resterà anche in 10, rosso diretto per questo intervento giudicato pericoloso di Florian. L'occasione per chiudere l'incontro c'era Toledo, il sinistro finisce fuori di un soffio e dopo questa occasione sprecata dall'Alto Vicentino... Il Pareggio lo trova il Fontana Fredda. Grazie ad un'azione caparbia di grotto. Il suo destro viene deviato. Si va a disegnare una traiettoria. Che il portiere Logofatu non riesce ad intercettare uno a uno tutta la gioia del Fontana Fredda per questo pareggio che vale moltissimo. E sul finale la squadra di Mister De Pieri potrebbe addirittura siglare il gol vittoria stavolta Grotto non riesce in area ad essere incisivo ma va bene così alla fine è un pareggio che vale tantissimo esulta il Fontana Fredda che continua a dimostrarsi squadra attenta e pronta per la Serie D ferma una grandissima nel suo stadio E oggi la disamina sulla serie D, la nostra rubrica è affidata a me. E allora tocca a me scegliere. Tra i due argomenti principali, le due notizie principali che ha dato questa giornata del massimo campionato dilettantistico. Perché mh, le notizie sono due, ma sono di un peso leggermente diverso per Blasone e per ambizioni iniziali delle due squadre. e Sono la grande vittoria del Tamai e la sconfitta, la seconda consecutiva, ma soprattutto la terza in un mese della Sacilese, che dal 26 ottobre scorso, appunto, ha perso ben tre partite. Gli è capitato di nuovo. Questa Volta contro l'Arzignano e fa riflettere soprattutto un, eh, un dato. Quest'anno non c'è il consueto campionato a due, consueto perlomeno per l'anno scorso, dove Pordenone e Marano si erano giocati la Serie D praticamente dalla prima giornata e si erano giocata solo loro due. Quest'anno le cose stanno diversamente perché il Belluno, in questo momento, con la vittoria di ieri, si trova al terzo posto ma soprattutto a meno tre dall'Alto Vicentino, che è la nuova capolista provvisoria di questo campionato perché domani giocherà il Padova in casa contro la Clodiense all'Euganeo. Ecco, questo cosa vuol dire? Che la Sacilese è in ritardo. In questo momento la Sacilese è in netto ritardo sulla tabella di marcia perché non è una squadra inferiore al Belluno e quindi potrebbe teoricamente, punti alla mano, dati alla mano, giocarsi ancora questo campionato, ma non in questo modo, non con questa tabella di marcia che è... Visibilmente a rilento e visibilmente in ritardo rispetto a quelle che erano le ambizioni della squadra di Zironelli. Probabilmente c'è anche un po' la fine di quell'effetto sorpresa di questa squadra che gioca ancora oggi un, uh, un buon calcio, ma a cui probabilmente gli avversari hanno iniziato a prendere un pochino le misure. Ecco. E soprattutto il futuro parla eh, di una partita importantissima domenica il 25 aprile, ma così come è importantissima e anche molto difficile, che è quella proprio contro Carmine Parlato, che torna nello stadio che è significato per lui la prima panchina. Friulana in Serie D, è stato due anni alla Sacilese dopo la retrocessione del club dei Presotto, torna parlato ma ci torna con una grande squadra e quindi rialzarsi per la Sacilese non sarà facile, dovesse arrivare il terzo KO di fila, ecco le cose si metterebbero ancora peggio per la squadra di Zironelli. L'altra notizia appunto è la grande vittoria del Tamai, un 4-0, il Tamai non vinceva al Polisportivo da un mese, l'ha fatto contro il Montebelluna che era... La maga delle trasferte di questo campionato ne aveva vinte già tante e che, soprattutto, stava davanti al Tamai. Bene, è esploso di nuovo Riccardo Zambon, doppietta per lui, ha segnato anche Petris in una settimana importante per il capitano del Tamai che aveva. Alzato a fiume Veneto il Memorial Meneghel per ricordare proprio il giovane scomparso del Tamai, ha segnato anche Petris, ha segnato Federico Furlan super Tamai, Super Di Agostini, che ha detto ho visto una squadra che non aveva paura. Montebelluna scavalcato, quinto posto per il Tamai, adesso vicinissima. Proprio alla Sacilese. Il Fontana Fredda invece, Fontana Fredda è grande protagonista di giornata perché? perché ha fermato sull'1-1 l'Alto Vicentino pur rimanendo in 10 a causa dell'espulsione di Lauro Florian. Ebbene, questo cosa significa? Che i campionati di Cunico, di Enrico Cunico, allenatore dell'Alto Vicentino, sono sempre caratterizzati da queste battute d'arresto. Può approfittarne domani, Carmine Parlato, con il suo. Padova per tornare in vetta da solo alla Serie D e lì veramente sembra di rivedere un attimo parlato contro Cunico, Pordenone contro Marano, il Marano si chiama Alto Vicentino ma sostanzialmente è cambiato poco, il Fontana Fredda invece dimostra di starci come in questa categoria ha rischiato addirittura di vincerla questa partita all'ultimo minuto e qui è il principale limite probabilmente dell'Alto Vicentino, il gruppo di parlato, questa perlomeno. E la sensazione non avrebbe mai pareggiato una partita del genere, soprattutto in superiorità numerica in un campo come quello di Fontana Fredda. Complimenti al Fontana Fredda, ma riflessione, profonda riflessione. Per l'Alto Vicentino questi sono punti pesanti che rischiano poi... Di contare tantissimo alla fine del campionato. L'anno scorso è stato esattamente così. In chiusura invece la vittoria importante del Cras, fondamentale per la salvezza. Cras che sale a quota 10, adesso a meno 3 dalla salvezza diretta, 0-0 invece per la Triestina che rimane al penultimo posto. La proprietà ha detto che il prossimo anno vorrà vincere la Serie D. Certamente per vincere la Serie D in Serie D bisogna restarci. Bene, ci fermiamo qua con il calcio dilettanti, ci ritroviamo il giovedì alle 22.45 con A tutto campo, ogni lunedì dilettanti in gol, per vedere i gol, le immagini del calcio regionale, solo a Odinesicana e solo a dilettanti in gol. Ciao!